Io vi invito come comitato a intervenire, ci sarà un IBAN che arriverà direttamente alla Protezione Civile dell'Emilia Romagna, alla Regione Emilia Romagna. Vedete, queste sono le cose, noi abbiamo voluto promuovere questa iniziativa, però nei prossimi giorni faremo un'iniziativa proprio come comune, come istituzione. Appena sarà insediato il Consiglio Comunale di Fiumicino, nei prossimi giorni dovrò convocare il Consiglio Comunale, le procedure sono a posto, i consiglieri comunali sono stati proclamati ieri e quindi faremo il Consiglio Comunale, immagino l'8 giugno, e la Giunta, spero di comunicare i nomi dei miei collaboratori, dei miei assessori, che nei prossimi giorni darò alla stampa come messaggio che faremo comunque una grande squadra, saremo una grande squadra, un grande consiglio comunale, opposizione, maggioranza nel bene della nostra città. Quindi io non voglio dire altro, voglio dire soltanto grazie, grazie a tutti voi, perché con la vostra amicizia, il vostro affetto, la vostra solidarietà che state dimostrando anche questa sera, che non si festeggia niente perché davanti a un fatto così nefasto, a un fatto così grave che sta avvenendo ancora in una regione del nostro paese, non possiamo, amici, alzare i toni, però possiamo alzare la voce per dire che noi ci siamo, che la nostra città c'è, è una città solidale, una città che starà vicino a quella regione e sono sicuro che insieme daremo ancora una volta una dimostrazione di quanto questa città sia grande. Fiumicino darà un grosso apporto a queste iniziative, non solo mandando ulteriori volontari, ma mandando anche una riserva economica che raccoglieremo nella nostra città a tutti coloro che hanno bisogno di qualcosa in più che oggi non c'è. Quindi, amici, grazie di questa partecipazione, spargiamo un po' la voce. Queste sono le coordinate che poi distribuiremo nei prossimi giorni, è un'iniziativa del Comitato Elettorale. La prossima settimana sicuramente lanceremo un'iniziativa della città, del comune di Fiumicino, proprio per aiutare queste popolazioni. Quindi io voglio chiudere questo mio saluto ringraziando il Capo dello Stato, il Presidente della Regione e tutte le istituzioni che sono in questo momento vicino non solo a Fiumicino ma vicino a tutti coloro che oggi stanno soffrendo. Quindi grazie. Grazie amici, grazie di tutto della vostra partecipazione. Grazie. Grazie. Voglio ringraziare tutti i consiglieri comunali eletti, ma soprattutto quelli che hanno partecipato alle elezioni, che grazie a loro abbiamo eletto 15 candidati. Grazie.